Come preannunciato, do il benvenuto ai miei ospiti. Mi perdona Andrea che ormai è di casa, se do prima di tutto il benvenuto a Lionel Bayer. Buongiorno. Buongiorno. Che io ero tutta contenta, dico ma dai, insomma, parliamo un po' in francese, facciamo invece lui parla sì, in italiano. Va bene. Non sono sicuro di essere capace di parlare in italiano tutto l'intervista. Vabbè, ma qui abbiamo anche il nostro direttore artistico del Sicilia Queer Film Fest, che è anche un gran parlatore in francese, non solo in italiano e non solo di cinema. Allora, ritorna, è sempre un grande piacere. Io, come dicevo volta scorsa, insieme ad Andrea mi incontro sempre volentieri ad ogni appuntamento a Palermo con il Sicilia Queer Film Fest, e lo trovo sempre più ricco, sempre più importante, mi viene da dire, anche come numeri, insomma, di ingressi. È andata benissimo l'apertura. L'apertura è andata molto bene, ma diciamo, sapevamo di poter contare su alcuni talenti. Il Sicilia Queer prova a fare questo, prova, diciamo, a fare una mappa del territorio. Coinvolgere la rappresentante di lista come gruppo musicale per noi è una certezza, e anche Martino Locascio, che solitamente era un nostro spettatore, sì, dargli le veste di presentatore credo che abbia funzionato abbastanza. Perfetto. Allora, la presenza di Lionel, che non è una presenza così, insomma, che appare e scompare, ma è una presenza importante. È perché Lionel è una figura importante del nostro cinema, e dico nostro perché insomma siamo vicini di casa, la Svizzera sì, a due passi. Perfetto, mi piace di essere un po' italiano. No, ma perché siamo vicini. Sì, sì, quindi insomma un po' mi fa pregio essere europeo ogni tanto, non sempre, devo dire la verità, però in questo caso mi fa contenta. E quindi tu sei qui a Palermo all'interno di questa sesta edizione con la possibilità, dandoci quindi la possibilità, grazie alla scelta di chi ha organizzato tutto, di vedere più di un tuo lavoro. Quattro film in totale. Sì, certo. Parliamo, esiste un tuo cinema speciale, la tua identità cinematografica? Sì, forse, ma non sono la persona che si può rispondere a questa domanda. Sì, ma parti di un'esistenza. Adesso lo facciamo fare il critico, lo facciamo fare a lui. Sì. Però io una cosa te la voglio chiedere, Lionel. Sì, non lo so. Se è un'esigenza, qual è la tua esigenza dalla quale parti per fare cinema? Di essere, di fare sempre un migliore film che il film di dopo. Di essere sempre, di provare qualcosa di nuovo per ogni film. Per esempio La Vanità, che è il mio ultimo film, era per me l'occasione di provare di fare un film in studio. Non ho mai fatto questo e ho voluto scoprire qualcosa di nuovo. O per Les Grandes Ondes, per esempio, che è una commedia popolare, un po' come una commedia italiana degli anni 60. Sì. Volevo provare di fare qualcosa di nuovo per me. Dunque per me è sempre la volontà di trovare qualcosa di nuovo. Quindi c'è comunque un filo conduttore nel tuo modo di operare, che è questa ricerca del nuovo, della richiesta del nuovo a te, insomma, è una richiesta che fai a te stesso. Forse è una domanda anche sull'identità, il fatto di definire se stesso come una persona, che sono le cose che ti definiscono. Sì, che forse è qualcosa che mi interessa nel cinema. Fantastico, mi piace, vedi, entrare in questi... Non era una domanda che ti ha dato fastidio. No. A me piace molto entrare in questo, perché così si conosce poi l'artista in realtà. Sì, ma no? È sempre difficile per me di parlare del mio lavoro. È più facile di ascoltare una persona che si parla del mio lavoro e di essere in discussione con lui o con ella, perché nella mia testa non ho un piano di carriera, un'orientazione generale. Cioè, c'è anche un po' un work in progress, volendo, un happening. Sto sempre cercando qualcosa di nuovo. Perfetto, do un po' di musica, poi allora facciamo parlare Andrea Enzerillo di Lionel. Non l'ho fatto fare prima ad Andrea, però insomma te lo faccio introdurre ora a Lionel. Sì, ma appunto, diciamo, la cosa importante, giustamente Lionel dice sono gli altri a dover parlare del mio cinema. Io posso dire perché noi abbiamo scelto di presentare i suoi lavori, e posso soprattutto invitare il pubblico a vedere i suoi lavori, che penso sia poi la cosa che vale la pena. Un festival prova a fare vedere dei film e dà la possibilità di incontrare gli autori di quei film. Per noi la cosa che ci ha colpito era da un lato appunto il tentativo di provare, diciamo, di vedere una persona che ha chiaramente una grande cultura cinematografica. Quando lui dice per La Vanité volevo misurarmi con un film in studio,
non sta dicendo che aveva in mente Hitchcock, non sta dicendo che aveva in mente alcuni riferimenti che non sono dei riferimenti accademici, ma che sono dei riferimenti di chi ha visto molte cose, ha una passione e prova a misurarsi con quella passione. E dall'altro pensiamo appunto che il suo cinema sia molto interessante ed è incredibile, per quanto i suoi film siano stati proiettati occasionalmente in Italia, anche La Vanité è stato presentato a Venezia credo qualche mese fa e a Milano forse anche, però diciamo volevamo provare, come abbiamo fatto spesso, a fare un lavoro organico. Per questo nel catalogo del festival troverete una conversazione che abbiamo fatto in cui proviamo a ripercorrere tutta la sua carriera, a discutere di ognuno dei suoi film, perché Lionel è un regista che ha cominciato molto giovane a fare dei film, partendo dal documentario, arrivando alla finzione e misurandosi sempre con progetti anche diversi, che vedono la danza addirittura per alcuni cortometraggi o con figure centrali del cinema e della cultura svizzera, ma con uno sguardo sempre aperto all'Europa. Io penso che la questione dell'Europa, credo abbiamo intitolato la conversazione che abbiamo fatto una cartografia affettiva dell'Europa, che forse è una tua espressione durante l'intervista. Che cosa significa per un regista svizzero, che cosa significa per una persona che vive nel 2016 in Francia, tra la Francia e la Svizzera, che cosa può voler dire un'Europa non soltanto basata sull'economia, non soltanto, diciamo, un'Europa dei popoli, ecco, che cosa può voler dire un'Europa dei popoli? Questo è il tentativo che Lionel Bayard prova a fare attraverso il cinema e attraverso forme di cinema popolare. La commedia Les Grandes Ondes à l'Ouest prova a vedere da dove comincia una certa idea di Europa con la rivoluzione dei garofani del 74 in Portogallo, e soprattutto è un progetto interessante perché è una tetralogia che prova a parlare della Polonia, del Portogallo, della Grecia, della Scozia. Alcuni film si dovranno ancora girare, è bello vedere che qualcuno abbia un'idea progettuale ampia. E quindi c'è ogni tempo quando devo andare a presentare un film, sì, posso prendere anche un film, perfetto per parlare del mio lavoro. Fantastico, fantastico. E si vede che gli piace molto, ma è appassionato, è una... E mi piaceva molto quello che tu hai detto rispetto a quello che spinge secondo te e che cosa si legge nella cinematografia di Lionel, il fatto che sia una persona appassionata di quello che ha visto e che poi non c'è erudizione fino a se stessa, ma c'è veramente la passione di quanto uno ha fruito prima di ogni cosa. È un po' come dire, le persone che scrivono si vedono se fanno letteratura dal fatto che abbiano letto molto prima, perché altrimenti insomma è facile scrivere senza leggere. Devo dare la pubblicità, poi ritorneremo a dare anche la parola a Lionel Bayard per fare un po' il punto di questo dialogo che si è innescato, diciamo così, tra Andrea Inzerillo e il nostro amico regista. Ospiti Andrea Inzerillo, che è il direttore artistico del Sicilia Queer Film Fest, edizione 2016, sesta edizione. Alla mia sinistra invece abbiamo fatto un cambiamento di posto, c'è Lionel Bayard, che è uno dei protagonisti dell'edizione di quest'anno e quindi insomma all'interno dell'edizione 2016 abbiamo la possibilità di vedere quattro film di Lionel, giusto? E c'è stato Andrea che ha parlato di te in una certa maniera, tu dicevi io me lo porto con me, insomma, sì. Mi faccio da apripista il tuo portavoce ufficiale. Sì, quindi... perché sono protestante e il protestante non si piace di parlare di se stesso, dunque è più facile di ascoltare un'altra. Sì, però è anche vero parlare. Allora che hai detto delle cose nelle quali ti riconosci. Ti riconosci in quello, sì, che tu, che Andrea ha detto, e quindi insomma voglio dire, se avessi detto delle cose che non erano nel tuo stile, riconosce probabilmente... il mio cinema, perché sono diverso del mio cinema, ma lei ha ben parlato del mio cinema. Senti, quanto del documentario c'è all'interno della finzione, quanto della finzione c'era all'interno dei tuoi documentari? Non lo so, è un po' come un piatto di spaghetti, tutto è misto, e in senso non la realtà per se stessa non mi interessa molto. Mi piace il fatto che lo spirito umano si piace di inventare, di fare della finzione di tutto. E quando una persona deve parlare della sua vita,
Generalmente si fa della ficzione, perché si celia dei fatti che gli piace e fa si fa un romanzo della sua vita. Generalmente, cioè lo racconta come vorrebbe che fosse, sì, e non come realmente è. Perché la realtà non esiste, è solo un punto di vista su qualcosa. E il cinema è questo punto di vista. E il mio lavoro è di essere capace di dare il mio punto di vista a tutta la gente. E la cosa che mi piace nel cinema è l'invenzione della realtà, non la realtà per se stessa. Ma quando ho fatto i miei primi film erano documentari. E c'è molta ficzione nel documentario anche, perché per il mio primo film ho parlato del mio padre, della relazione con il mio padre, che era un pastore, un pastore protestante. Ma c'è unicamente il mio punto di vista. Se mio padre ha voluto fare un film sulla stessa periodo della nostra vita, ci sarebbe vita, stato il suo. Sì, è veramente diverso. Beh, ma d'altro canto questo è il ruolo del regista, insomma, tutto sommato, no? Dare il proprio punto di vista su alcune cose. Poi, ovviamente, se ci sono più sfaccettature all'interno dell'opera che uno sto proponendo, sembra quasi che abbia una visione, sì, diciamo così, una visione multipla, sì, sì, perché ci sono molte realtà, non è soltanto una. C'è un intellettuale francese che si chiama Lacan, che era un psichiatra analista. E che si dice che la cosa importante è non il fatto, è il modo di parlare del fatto, le parole che si usa per dire qualcosa. Il cinema è nel questo punto di vista, trovare la buona parola per dire qualcosa, non dire la verità, ma trovare la parola giusta. Ma in ogni caso quando riesce a prendere più fruitori, significa che riesce a sposare il punto di vista di più persone in qualche maniera, o comunque sì, stimolare anche qualcosa che magari era latente e che attraverso quella sua visione, quel suo spunto, diventa qualcosa di manifesto anche per chi lo guarda. Io credo che, poi insomma, questa è la mia visione dell'arte in genere, il cinema lo metto all'interno dell'arte, ovviamente. Io credo che questo poi sia un po' il ruolo, se vogliamo, no? Quello di cercare di tirar fuori da chi fruisce di queste realtà artistiche anche dei contesti interiori sui quali non si erano soffermati prima, insomma, dei punti di riflessione importanti, perché comunque abbiamo a disposizione un tempo che può essere più o meno lungo, durante il quale possiamo avere delle persone che riflettono su dei concetti. Sì, ma Andrea ha detto qualcosa molto importante per me nel mio cinema, il fatto che il cinema è anche un divertimento. Sì, il mio ruolo è di trovare il proprio luogo per dire qualcosa di importante, ma in una forma, molto, molto siamo divertente, assolutamente d'accordo su questa scelta. Il cinema italiano su questa scelta è riuscito a fare questo durante anni e anni. Sì, poi a un certo punto ha smesso, ma insomma questa è un'altra storia. Però è verissimo, questa è una grandissima qualità che ha avuto il cinema italiano per un certo periodo di tempo, ma anche il teatro italiano, sì, abbiamo dei grandissimi maestri e quindi sì, c'è la capacità, insomma, di esprimere dei concetti attraverso una forma comunicativa che sia, sì, sì, fruibile per i più, ma anche il mio mestiere è un po' così, insomma, per questo sono affascinata poi da certo tipo di comunicazione. Ancora 6 minuti dopo le 12 parliamo del Sicilia Queer Film Fest 2016 insieme ad Andrea Anzirillo, il suo direttore artistico, insieme ad uno dei protagonisti, il regista Lionel Bayer. E stiamo parlando proprio della cinematografia di Lionel. Io mi ero, insomma, un poco addentrata, no? Ho cercato di dire la mia rispetto a quello che mi piace della forma comunicativa, però vedevo che tu annuivi a un certo punto. Andrea, vorrei che tu intervenissi in tal senso. Ma no, dunque, io penso che il rischio sempre di un festival, di una manifestazione come questa, è che ci sia un grande malinteso, cioè che che si facciano delle cose, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, sì, difficili, sì. Vorremmo sfatare questo mito. Allora, il cinema, ecco, Lionel diceva giustamente, è un'arte popolare, soprattutto è un'arte che parla in modo diverso a persone diverse. Noi abbiamo fatto
10 giorni fa per presentare al nostro pubblico il cinema di Lionel Bayer. Abbiamo fatto in una delle ultime anteprime del Sicilia Queer Garçon Stupide. Garçon Stupide è il suo primo lungometraggio di finzione ed è un romanzo di formazione, una storia che racconta la crescita di un adolescente attraverso, diciamo, forse la storia dei suoi incontri sessuali, ma più che altro la storia della scoperta di sé, la storia della scoperta di chi veramente si è. Un ragazzo ventenne che si è sempre percepito in un certo modo e che, conoscendo delle persone, cambiando le sue relazioni con delle persone, scoprirà che il mondo non è uno solo. Allora, il cinema serve esattamente a questo, nel lasso di tempo di un'ora e mezza, attraverso un film che racconta la storia di un altro. Uno può dire, ma forse qualcosa della mia vita ha a che vedere con questo. Io sì. Vivo una vita completamente diversa da questo ragazzo, eppure mi riconosco. Sì. Sì, sono assolutamente d'accordo. E sulla fruibilità e sul lasciare cadere, insomma, le nomee dei festival, mi trovi ovviamente d'accordo, e questo è un discorso che abbiamo intrapreso anche l'anno scorso, mi ricordo, abbiamo fatto questo discorso perché c'erano, come sempre, all'interno del Sicilia Queer dei film che sfatavano il mito della difficoltà o dell'elitarismo, insomma, in Guarda, fatto di cinema. Io penso che verremo massacrati dalla critica perché diranno che questo è un festival troppo nazional popolare. Fantastico. Massacrato. Fantastico. Sicilia Queer Film Fest 2016, continuiamo a parlarne. Allora, un critico che fa il critico ma non lo è. Ecco, abbiamo parlato tipo di... Tipo me, praticamente. No, vabbè, ma in quel caso secondo me fa parte della squadra dei copia e incollisti. A me quello che sorprende del protagonista del tuo film, io te lo dico, Lionel, è che un ragazzo si guadagni da vivere facendo il giornalista su una rivista. Questo già è una cosa che è fuori da ogni logica, perché qui non ci si guadagna da vivere facendo questo. In Svizzera sì, perché è un paese molto ricco. Cioè certo, infatti, ci trasferiamo tutti là in blocco, sì. Soprattutto noi giornalisti. Ecco, no, la cosa, beh, dico, ok, un film di fantascienza, ho pensato. Scusa, ma la battuta era d'obbligo, vista la situazione. Parliamo di un altro uomo. Allora, Anotrom è il film... è un film che non fa parte del progetto della tetralogia sull'Europa di Lionel Bayer, ed è un film forse, non so come dire, non so se sei d'accordo, ma insomma è il primo film della maturità di Lionel Bayer, cioè Garçon Stupide è un film del 2004, se non mi sbaglio, ed era il primo film. Questo è un film del 2008 ed è un film che si misura direttamente con la passione del cinema. È un film girato in bianco e nero, ed è un film che racconta una storia di cinema. È la storia di una persona che è laureata in filologia romanza, in realtà si trasferisce per seguire la compagna in una cittadina svizzera piccola, trova lavoro in un giornale locale e il posto è quello di critico cinematografico. Lui non sa niente di cinema, deve in qualche modo fare e proverà a introdursi, diciamo, proverà a incarnare la figura del critico per provare a capire se riuscirà a esserlo veramente, quindi assumerne la postura per vedere se poi gli verrà naturale scrivere. Per farlo legge insomma, trova delle cose intelligenti, e la cosa più sensata che gli sembra necessario fare è quella di riportarle sul suo giornale. Questo però gli creerà problemi perché, come sempre, i giornali locali dicono: vabbè, non puoi stroncare tutti i film di cui parliamo se non nessuno va più al cinema. Questo è il contesto. Generalmente al cinema locale, perché esatto. La persona che si in charge, che si occupa del cinema della regione non è molto contenta del fatto che lui parla sempre in male dei film, sì. E però, diciamo, all'interno è basato su una storia vera. Ok. Sì. E all'interno di questo contesto, quello di cui veramente parla il film non ha niente a che vedere con il cinema. Quindi non vorrei che dessimo l'impressione che si tratta di una storia rivolta a dei cinefili. È una storia che parla di desiderio, ancora una volta, e del desiderio che si instaura tra questo personaggio e una critica cinematografica. Che è vera, però, lei. Che è vera, ma che soprattutto è figlia di un padrone di un giornale, eccetera, diciamo, in una posizione un po' strana. E si instaura una relazione, diciamo, un po' perversa tra i due. Ed è molto interessante, soprattutto è molto interessante per chi ha avuto l'occasione di vedere i suoi film,
perché un'attrice che in altri due film incarnava un personaggio del tutto bonario. Allora, vedere questa trasformazione del personaggio è particolarmente interessante, e una delle cose di cui abbiamo parlato con Lionel è che all'interno del suo cinema, per questo è bello fare una retrospettiva del suo cinema, perché ci sono dei rimandi interni tra i film, ci sono, è come se in qualche modo il personaggio di un film si ricordasse, senza che questo crea un ostacolo per lo spettatore, di essere stato protagonista di un altro film, e quindi parla a chi ha visto tutti i film. È bello. E questo è intenzionale? No, è per caso. Per esempio, questa attrice, Natasha Kuchumov, è una persona che ho scoperto quando ho fatto il mio primo film, Garçon Stupide, e ho voluto fare un altro film con lei perché ho sentito che c'è delle altre cose da fare, sì, con lei. E mi è molto piaciuto di dare a lei un ruolo più serioso, più cattivo, perché si dà la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo con lei. E nel questo film generalmente si dice che le critiche sono dei registi frustrati, mm-hmm, e per me è l'inverso, perché ho voluto essere un critico, ma non sono abbastanza coraggioso per essere critico, perché è una grande responsabilità di parlare dei film e degli altri. Per oppure me non sei un regista frustrato? No, spero non che lo no, so. Spero non che lo no. So. Sono sempre un po' frustrato perché voglio avere qualcosa di più grande da fare, ma generalmente mi piace. Nel festival c'è un carte postale, c'è un omaggio, sì, omaggio la sezione a Serge Danet, mm-hmm, era un critico francese molto importante, era una persona per me così importante come un altro regista, è una persona che mi ha detto il gusto di fare del cinema, dunque a notre me anche un omaggio ai critici di cinema, che sono della gente che si passa la passione, il desiderio del cinema a altre persone. Ma qual è il punto di vista che un critico dovrebbe avere secondo te? Sempre dire qualcosa, non mi interessa molto di sapere se una critica si piace o non si piace i film, perché non è la cosa che domanda. Quello una è il critica. Gusto e non gusto è la critica. Il gusto non è una cosa importante, è una cronica, sì, di parlare del gusto. La critica è di dire qualcosa sul cinema in generale e di trovare il punto giusto per parlare di questo film nella storia del cinema e anche nella storia della società dove si vive. Dunque, per me è importante di ascoltare qualcosa sulla posizione del mio cinema nel cinema in generale. E ho bisogno dei critici per capire le cose che io ho fatto. Cioè, è come una bicicletta con due ruote. Il cinema è così. Abbiamo bisogno della gente che si fa il film e della gente che si parla del film per avanzare, per andare via. Mm-hmm. Qual è il punto di vista di una regista secondo te? No, ma io penso che nella cosa che diceva Lionel è molto importante rispetto a quello che un regista fa quando fa un film e che cosa fa un film rispetto al mondo in cui è. Il motivo per cui noi mostriamo dei film del passato all'interno del festival, proprio nella sezione che ha postato a Serge Danet per esempio, è perché quando una regista come Chantal Akerman realizza un film come Je tue Hillel nel 74 se non mi sbaglio, non ha smesso di dire quel che vuole dire. Allora, se leggiamo quello che un critico diceva su quel film nel 74, oggi dobbiamo leggere quelle cose e rileggere quel film per quello che dice ancora a noi oggi e quello che fanno le opere d'arte, altrimenti sarebbero l'immortalità dell'arte poi, no? In qualche maniera, e la contemporaneità e la continua necessità di interrogare l'arte, sì, è questo che crea delle opere interessanti. Gli instant movie o le instant critiche non interessano a nessuno. Vabbè, ma fanno parte di altro cinema. Cortocircuito, poi rientriamo forse solo per i saluti, vediamo se abbiamo il tempo di aggiungere qualcos'altro a questa interessantissima conversazione. Siamo arrivati al termine, è giusto il tempo insomma per salutarci, però vorrei chiederti un'opinione su questa edizione del Sicilia Queer Film Fest, Lionel. Sono molto impressionato per il lavoro, per il catalogo e questo luogo dove c'è le proiezioni. Come si chiama il luogo? I Cantieri Culturali alla Zisa. È incredibile perché è così grande, in centro città, è veramente un luogo incredibile, impossibile di avere questo luogo in Francia o in Parigi per esempio.
è così bello e tutto è veramente... E ti vengono in mente un sacco di idee possibili per fare delle robe, secondo sì, me. Sì, sì. Lo vedo dagli occhi così, luminosi. Quindi sono bellissimo. Molto impressionato per il lavoro critico nel catalogo, perché generalmente nei festival ci sono solo dei resumé dei sì. film. E nel questo festival c'è veramente un lavoro cinematografico critico su c'è uno studio sì. c'è uno studio, è già partito ed è in corso quello per il prossimo anno. Io conosco bene Andrea Anzerillo, e Andrea è molto conosciuto in Francia sì. perché ma moltissime c'è uno sì. scambio notevole, perché anche l'anno scorso, per esempio nelle scorse edizioni, c'è un grande interesse verso il film d'Oltralpe, insomma, e siamo abbastanza francofili, bisogna sì, dirlo sì. Ma si vede che ci sono delle buone cose. Ah, perché altrimenti non sarebbe così, insomma. Allora io vi ringrazio moltissimo, vi auguro grazie buon lavoro, grazie Andrea per essere ritornato, grazie Lionel per grazie essere stato con noi. L'appuntamento ai Cantieri Culturali alla Zisa per la sesta edizione del Sicilia Queer Film Fest è partita il 29 di maggio, si concluderà il 5 di maggio. C'è veramente un programma fittissimo e io auguro a ognuno di voi che ci sta ascoltando di fruirne almeno, ad avere il tempo di fruirne almeno della metà, ecco, questo è un buon augurio. Grazie ancora e buon lavoro a ognuno di voi. Grazie. Grazie.